Ciao! Allora, oggi nuova recensione e vi parlo di questo fondotinta No Transfer di Bottega Verde. Ma prima di iniziare, se non avete ancora fatto, mi raccomando di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e lasciarmi un commento se volete partecipare all'estrazione di un premio spedito da me. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video per capirlo. Allora, prima di tutto, questo fondotinta No Transfer con estratto di orchidea e vitamina E di Bottega Verde. La confezione è un 30 ml. Ho segnato il prezzo che è di 21,99 € a prezzo pieno, ma guardate sempre le promozioni con sia online che oppure con la tessera fedeltà, con le cartoline mensili in negozio, è sempre scontato. Dice di essere un fondotinta no transfer e basta. Basta, sempre con formula testata. Ok, allora direi di mostrarvelo intanto, che è questo qui. La colorazione che ho io, a proposito, non c'è scritta. Va bene, guarda sul sito. Allora, sono totalmente intelligente perché è qui sotto, piccolissimo. Comunque è il colore 2 beige, questo. E cosa dire? Ed è prometta di essere un fondotinta no transfer e sapendo che io ho la pelle mista, ovviamente non potevo non provarlo. La scelta colori è abbastanza basica, quindi sono davvero poche colorazioni, ma è facile trovare quella più adatta a voi. Questa, ad esempio, è la 2, poi c'è la 1 che è ancora più chiara, quindi ci sta. Allora, devo dire che è un buon fondotinta, dà una texture anche abbastanza interessante perché si applica tranquillamente con ogni metodo che tra i primi preferiti, quindi con le mani, con la spugnetta, con un pennello, sia normale, setole fitte oppure quelli con le setole doppie, tranquillamente, si adatta ad ogni tipo di applicazione. Ovviamente dopo, perché ha la pelle misto grassa e bisogna fissarlo con la cipria. Io non farei mai senza cipria. Devo dire che effettivamente la zona T mi si lucida meno velocemente del solito. Cosa che non vi ho detto però che è importante da sapere è che applicato bene non ossida sul viso durante il giorno, non ossida, resta intatto e non crea macchie di colore o non va a spostarsi. Ecco. Durante il giorno ho fatto anche il test, prova su strada, quindi lo vedrete ancora meglio, anzi, quasi quasi vi metto la clip, ma comunque vi dico che durante il giorno si tende un po' a lucidare, ma si possono fare i ritocchi. Io per questo test non li ho fatti perché volevo proprio provare con il fondotinta tutto il giorno come si comportava, ma si possono fare i ritocchi tranquillamente, soprattutto nella zona T o durante il giorno si può ritoccare. Che non crea macchie, se inizia a lucidarsi, non tende a spostarsi, quindi per questo fatto si comporta bene. E basta, adesso guardiamo la prova su strada e poi con le conclusioni finali. Allora, da questa parte ho messo correttore cipria, che se devo coprire un attimo meglio, ma qua compare. Naso l'ho fatto solo a metà, occhi
e da qui non ho messo niente. Al tatto si vede la differenza. Vediamo nelle ore come si comporta. Quindi qui completo, qui solo fondotinta, senza cipria e senza correttore, perché si vedono le occhiaie e sul naso. Va bene, testiamo. Sono le ore 12:03 e Allora, primo iniziamo il test. aggiornamento delle 15 e ci facciamo aiutare da questa cartina assorbisebo. Allora, questa è la parte con la cipria, questa è la parte senza. Un pochino più unta, però neanche tanto. È molto unta la parte del naso. Mentre di qua molto meno. Si sente un po' che unta, infatti. Neanche troppo, però un pochino si sente, anche se il colore rimane bello stabile. E qua dove non è stata quella cipria è sparito completamente il colore. E nel mentre ho fatto alcune cose in casa, ho pranzato e altre cosine, quindi niente di che. Adesso pomeriggio al computer, più altre cose e ci vediamo per il Allora, prossimo sono le aggiornamento. 18, altro aggiornamento, quindi sono 6 ore che ho su questo fondotinta e direi, tanto cartina alla mano e testiamo, però direi subito che si vede che sul naso è completamente scomparso. Questa è la parte con la cipria, proviamo. Allora, la parte con la cipria, sì, è un po' unta. Direi di sì. Però la parte senza cipria è molto peggio. Sono molto più unta nella parte senza cipria. Sul naso è completamente sparito il fondotinta e sulla fronte in buona parte. Allora, 6 ore direi che è il caso di. Qui si sente che è meno unta anche a tatto, mentre qui si sente che è più appiccicosa. Quindi dopo 6 ore il caso di, magari dopo 5 ore sarebbe meglio, se si ha la possibilità di andare a ritoccare il fondotinta, almeno con ripassare la cipria. E in questo caso io adesso vado a ridividere e vado a riapplicare la cipria solamente in questa parte per vedere la differenza. E poi ci vediamo con il prossimo Allora, ultimo aggiornamento. aggiornamento e ultima cartina, sono le 22, quindi sono 10 ore che ce l'ho su. Vedete che la parte che ho ritoccato sì, è diventata lucida la parte del naso, si notano un po' di più le imperfezioni, però è abbastanza compatta, mentre l'altra parte, quella senza cipria, completamente unta. Anche se però proviamo qui. Anche qui sono unta, ma un po' meno, anche al tatto un pochino meno rispetto a qua. Comunque 10 ore non le regge. Però con la cipria e magari un ritocco durante la giornata, oggi ho fatto cose ed al PC o in casa un po' fuori, come ad esempio una giornata in ufficio, quindi per vedere come regge. Direi che è funzionata abbastanza. Questo è l'ultimo aggiornamento. Ciao! Allora, avete notato anche voi che comunque il fondotinta che si comporta bene e mi piace. Sicuramente ha una texture che sì, è matte e opaca, ma non tende ad ingrigire il colorito e che è adatta per la stagione fredda, non certo per l'estate o primavera, perché è abbastanza coprente, anche se è stratificabile. Due o tre strati tranquillamente si fanno, di più non lo consiglio, ovviamente. E altra cosa che devo dirvi è che la copertina, come avete visto, è media. È una copertina media, quindi non è di quelli full coverage, ma va bene. Non mi va a segnare il contorno occhi o le rughette, quindi altra cosa importantissima a mio avviso, soprattutto per chi non ha più 20 anni. Ed stavo guardando cos'altro posso dirvi dal mio quaderno, ma direi che tranquillamente vi ho detto tutto. Poi il test prove su strada. Credo che sia la cosa più comoda perché vediamo davvero come si comporta. Ovviamente, pelle mista, la nostra migliore amica è la cipria, sempre. Però fissato, mi è piaciuto. Certo è che,
Guardando l'INCI, questo estratto di vitamina E ed orchidea effettivamente sì, c'è, ma agli ultimi posti. Però l'INCI è più o meno come gli altri fondotinta da grande distribuzione, ecco. E in promozione penso che almeno una prova si possa fare, se a qualcuno può interessare o è incuriosito o cosa sono questi rumori, non capisco, scusate un attimo. Se i vostri gatti miagolano quando vogliono entrare, il mio inizia a grattare la porta, ma non con le unghie, proprio dalle zampate alla porta, che per un gatto in teoria la porta senti tic 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 tic. Ma sono 8 kg, Tony, 8 kg, quindi sentivo tic 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 tic. Zampava la porta, voleva entrare. Ok, gatto nutrito, a posto. Allora, e adesso dove ero rimasta? Ah sì, che il fondotinta comunque sia, se siete incuriosito, volete provarlo con una promozione, fatelo. Soprattutto se avete allora, se avete la pelle secca, ma se avete la pelle tendenzialmente mista, da normale a mista, provatelo perché è valido, e niente da fare, funziona. E basta. Io direi che vi ho detto tutto. Se vi viene in mente qualcos'altro, ve lo scrivo nell'info box, ma credo di avervi detto tutto. E con lo swatch e le prove su strada, sicuramente. Prove su strada, vabbè, sicuramente sono stata più esaustiva nelle clip piuttosto che qui, ma credo che ho detto tutto e questo ciuffo tra un po' lo taglio perché non ne posso più. E comunque sia, se avete provato questo prodotto, vi sono stata utile, vi ho incuriosito, vi interessa provarlo, fatemelo sapere in un commento. Io spero sia stata utile, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Ciao! ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!